naturalmente anche questa mattina iniziamo da qua, perché man mano che ci vengono in mente le cose le prendiamo, cazzatine che però ci possono servire. Siamo tornati alla base operativa. Beh, la prima cosa che dobbiamo fare, visto che oggi ci siamo portati le chiavi, è provarla, non l'abbiamo ancora fatto. Abbiamo letto sulla documentazione in tedesco che ci dovrebbe essere un po' di benzina, quindi dovrebbe accendersi a regola. Proviamo. Vado. Si è acceso subito. Senti che sound. Prova a mettere la prima, vai. Ma che fai? Si è accesa la spia pure. Devo iniziare a fare il lavoro qua, devo cambiare gli apparati di rete, è il lavoro che vi ho preannunciato. Ho già tolto velocemente i NAS, ma in realtà il lavoro tosto che voglio fare è portare un nuovo cavo. Non avevo pensato che mi sarebbe stato utile avere un secondo cavo di rete che vada posteriormente, dove metterò le antenne wifi, perché non posso usare quello di Starlink, perché non è standard. Qua in bagno sono arrivato già lì, pian piano gli faccio fare tutto il giro. Ragazzi, qua forse non so perché manca veramente pochissimo la partenza, stiamo facendo un po' un casino. Dovevo terminare il lavoro, ho portato il cavo Ethernet lassù, mi mancavano i connettori che ero certo di avere, ma non li trovavo più. Per trovarli abbiamo smontato tutto il camion, abbiamo tirato fuori tutto quello che si poteva tirar fuori l'abbiamo tirato fuori, ed erano nel primo posto in cui avevo guardato. La cosa interessante è che comunque questo lavoro va fatto. Adesso ci dobbiamo mettere la mano sul cuore e lasciare qua un sacco di roba. Il bello è che ti devi anche ricordare le cose che hai lasciato, perché un domani dici: ma io ce l'avevo? E poi no. Scriviamolo. Beh, intanto io sono arrivato qui, adesso devo cablare il mio cavo. Questo è una patch Ethernet normale, quindi la cablo in T568A. Ok, adesso devo fare il buco per infilare questo connettore, che è identico a quello che abbiamo usato per Starlink. Questo l'ho comprato qua l'altro giorno, me ne volevo portare via due di scorta, uno lo sto già usando. Il nuovo connettore è pronto, adesso devo cablare l'altro capo, però prima dovrò sistemare un po' tutte le cose in modo tale da vedere bene le lunghezze, e poi lo testo prima di attaccarci qualcosa, perché qui con tutta probabilità ci andrà un po' over Ethernet, sia per l'antenna wifi, per il booster wifi, chiamiamolo così, che per eventuale antenna LTE. Adesso posso iniziare a spostare perlomeno lo switch. Tolgo il vecchio microtic che terrò con me, perché comunque ci sono 5 porte gigabit che non si sa mai. Lascerò a casa questo, che erano tutte porte a 100 mega, era il primo switch che avevo usato per test inizialmente. Questo qui magari me lo appendo qui e chi lo sa, magari prima o poi lo useremo. Intanto attacco questo al posto di questo. Anche questo lo velcro con il dual lock della 3M. Alla fine ho rimosso anche il Root 955, che ha 8 anni ormai, il suo l'ha fatto. Non riesco più ad aggiornarlo con le ultime release, e quindi con Starlink sto avendo dei problemi, perché io ho delle configurazioni un po' particolari. Però questo lo porteremo con noi, perché non si sa mai. Il nuovo router sarà questo, il MikroTik Chateau. Questo è leggermente più grande dell'altro, c'è poco da fare, fa più al caso mio, perlomeno per in questo momento. Non mi andava di spendere tantissimi soldi per un router più automotive style, che in generale hanno delle funzionalità che in realtà poi a me non è che servono più di tanto. Mi servono più delle funzionalità di alto livello di routing e di configurazione, piuttosto che magari la compattezza e soprattutto magari la diversità di uscite di alimentazione, che sono certamente utili nel mondo automotive, però io forse riesco anche a farne a meno. Questo è un ottimo prodotto, un prodotto semi professionale, può essere abbastanza complesso la prima volta che ci si mette le mani. Il software di MikroTik Router OS è veramente una bomba. Ho connesso le mie antenne, ho attaccato il router con il velcro qua sopra, ho messo un attimo l'alimentazione al suo posto, prendendo quella dell'altro. Poi dovrò sistemare un po' di cavi, anche perché devo prima piazzare il puro e Ethernet per le antenne che andranno là dietro. Accendo il routerozzo, non fa rumore, non c'ha vento, quindi non so se è acceso perché i led in realtà sono sopra, ma va bene.
Buongiorno ragazzi, anche questa mattina iniziamo la giornata ritirando i pezzi che ci serviranno per proseguire questi lavori. Ultimissimi preparativi. Luci, ci siamo quasi? Ritiriamo le ultime cose. Non lo so, qui è un continuo ritirare, caricare Valentino. Bisogna anche scaricarlo però. È quello che dico. Oggi cosa scarichi? Non si scarica mai. Oggi cosa scarichi? No, devi scaricare le tue cose, scusami. Ma adesso proseguiamo, devo andare a comprare un paio di cose a un Brico Center. Anche queste sono cose che avrei potuto prendere su Amazon. Però dobbiamo dire che a volte su Amazon le cose costano di più che nei comuni negozi. Quindi se c'è la possibilità ed è più comodo, molto meglio risparmiare. Quindi vado in un negozio. Ci ho messo un po', non l'ho trovato. Costa 5 euro in meno che su Amazon, quindi non è male. Allora, dobbiamo dire che tra una cosa e l'altra si è fatta una certa e non abbiamo ancora iniziato a lavorare alle ultime modifiche. Ci eravamo salutati ieri con l'installazione del router più o meno. Devo proseguire. La prima cosa che faccio per riniziare la configurazione è accendere lo Starlink, che è diversi giorni che non lo utilizziamo. Così lo prepariamo anche per questa trasferta marocchina. Voglio provare alcune cose con Starlink, ma naturalmente avendo cambiato la rete devo cambiare parecchie cose nella configurazione e quindi lo accendo e mi preparo. Dobbiamo rifare anche le etichette. Abbiamo la Daimo, un'altra delle cose che ci siamo portati dietro. Ok, l'antenna si è piazzata dritta. L'ho detto diverse volte, ma ormai da tanto tempo Starlink potrebbe funzionare tranquillamente anche piatta. Però Musk vuole mantenere nelle sue antenne questa orientabilità. Magari in alcune regioni del mondo può ancora avere un senso. Qua non ha più la funzione che aveva all'inizio, appunto di puntarsi verso la zona dove c'erano più satelliti. Facciamogli finire il suo lavoro, dopodiché procedo con la configurazione che avevo già fatto sul primo router. Devo dire che ho perso un po' di tempo perché non riuscivo a resettare il router. Ho avuto un po' di difficoltà nel reset, mi è rientrato in una funzionalità centralizzata degli access point. Non avevo mai avuto un router che aveva la triplice funzione del tasto reset. Comunque ci ho messo un po', ma ce l'ho fatta. Adesso sto con due computer semplicemente replicando la configurazione che avevo fatto per il vecchio Starlink sul nuovo router. Ho già preso l'IP address di Starlink, quindi adesso devo semplicemente configurare il routing e provo a vedere se da questo computer che è connesso al nuovo router riesco ad andare su internet utilizzando Starlink. Ok, funziona. Sta sparando lo speed test. Oh, però 60 megabit, in upload, 70-80, erano dati che negli Stati Uniti non riuscivamo a ottenere. Siamo circa 80 megabit in download e 11 megabit in upload, quindi vabbè, dai, non male. Bene, ora che questa parte del router è configurata, devo configurare lo switch. Devo cambiare un po' il setup della configurazione degli IP address. Ho cambiato l'IP del Color Control GX. Il resto forse riesco a mantenerlo uguale. Bene, funziona il Color Control GX con il nuovo IP address. Ok, adesso che ho fatto più o meno la configurazione degli apparati, non ho assolutamente sistemato i cavi, questo lo devo ancora fare. Però ora credo che funzioni tutto e ho già il mio Starlink, che è questo cavo, collegato. Adesso quello che devo fare è cablare quest'altro cavo, quello che ho portato ieri, di cui devo ancora fare l'RJ45 al capo, e alimentarlo con un power over Ethernet. Io qua avevo già il power over Ethernet predisposto che utilizzavo volante con la nostra antenna Wi-Fi. Questa qui non era fissata in un unico punto. Ne avevo prima, abbiamo un cavo Ethernet là davanti, ma poi mi veniva scomodo utilizzarlo, quindi io lo utilizzavo volante. Quindi in realtà è già tutto predisposto l'alimentazione. Infatti qua ho un magneto termico, che è questo, che dà proprio attivazione a questo power over Ethernet. Non faccio altro che cablarlo a quel cavo lì, in modo tale che sostituirò di volta in volta l'antenna che mi serve e avrò sempre l'alimentazione sul cavo Ethernet. Vado a fare questo cablaggio, così poi proviamo l'antenna per vedere se funziona, configuriamo il routing anche di questa, però con questa antennina di default. Taglio il mio cavo Ethernet. Quest'altro capo lo teniamo, ne ho anche un altro perché è quello originale Starlink, che sapete è proprietario. Vado a cablare lo standard T568B. Prima di tagliare controllo i colori, che siano quelli corretti, dopodiché terminiamo il trabacchito. Adesso, dato che non voglio sbagliare, visto che ci sarà anche il power, non solo i dati, metto il mio sondino su questo capo,
mi porto il tester dall'altro e verifichiamo che tutto funzioni. Vado ad attaccare il connettore, dopodiché dovrò farmi un'altra patch stagna qua. Accendo l'1 con l'1, il 2 col 2, il 3 col 3, 4 col 4, 5 col 6, 7, 6. Perfetto. Passato. Adesso ho questo iniettore Gigabit Poe che era insieme all'antenna della MicroTik, quindi uso questo e vado a cablarlo nel router. Allora, ho cablato il router con il nuovo cavo e il Power over Ethernet, ho anche messo già qualche fascetta. Adesso vado a vedere se funziona tutto, provo a configurare l'antenna. Questa dovrà funzionare in prima battuta se c'è internet, in seconda battuta dovrà funzionare Starlink, in terza battuta l'eventuale LTE che c'è dentro questo router. Quindi sostanzialmente abbiamo sullo stesso router tre possibilità di connessione a internet e naturalmente deve essere scelta quella più economica o quella disponibile. Quindi quello che voglio andare a fare è configurare routing dinamico per ottenere questo risultato, che poi naturalmente potrebbe essere anche aggeggiato a mano qualora ce ne fosse bisogno, però diciamo che voglio far sì che se connetto il cavo di Starlink, Starlink deve funzionare qualora ci sia internet, se connetto questo e c'è internet deve funzionare anche questo, insomma quello che funziona meglio. La SIM qualora inserita naturalmente è l'ultima chance, perché comunque potenzialmente potrebbe avere dei costi, potrebbe essere limitata e quindi per questo va utilizzata solamente al bisogno, però quando la metto e quando c'è internet voglio che vada in automatico, perché sennò non ha senso anche attivarla, disattivarla ogni volta. Vado qua sul tetto di quello che sta diventando la piazzola delle antenne. Va detto che potrei installare un palo con un attacco anche solo per questo, però dubito che utilizzerò Starlink e questo in contemporanea, avrebbe poco senso, credo, non lo so. Quindi volevo inizialmente riciclare l'attacco del palo di Starlink. Per ora mi basta lasciarla qui in terra. A questo punto Wi-Fi, ho sentito il beep. Questa si è accesa, quindi vuol dire che il power over internet funziona. Va bene, questa parte elettrica è a posto. Adesso sistemiamo la parte dati. Bene, funziona. Mi sono connesso alla mia antenna facendo uno scan delle wifi disponibili. Vedo che c'è anche un wifi camping. Ok, adesso ho configurato l'antenna e per fare un test l'ho connessa a un wifi, quella del mio tablet. Quella del campeggio non me la riceve troppo lontana. Potrebbe essere una buona cosa provarlo con le antenne quelle direzionali. In questo momento sto uscendo su internet con Starlink. Devo provare a disabilitare Starlink, perché finché c'è Starlink attivo farò un po' fatica. Avendo due connessioni internet funzionanti, mi devo inventare qualcosa per farle funzionare tutte e due insieme. Però intanto posso disabilitare semplicemente l'uscita Starlink. Faccio così, faccio disable, bam. Ok, non ho più la ruota dinamica su Starlink, però non ho più una default. Quindi devo configurare il routing per far funzionare il wifi. Ho rifatto il test per aver configurato il routing dinamico. What's my IP? Adesso ho 5.171.88.110, che credo che sia un IP di Telecom Italia. Ci siamo! Funziona anche il routerozzo, Luci! Sì, funziona. Funziona tutto. Adesso ho riattivato anche lo Starlink e voglio vedere cosa succede con l'IP root. Vedi, con l'IP root adesso abbiamo un distance 1 su 2 rotte. Adesso devo configurare il dinamismo per le priorità, qualora fossero attive tutte e due insieme. Che è abbastanza remota come opportunità, chiedere troppo. Però magari con la SIM cellulare potrebbe succedere. Quindi adesso cambio le priorità e dovrebbe funzionare. Buongiorno ragazzi. È passato un giorno, non ve ne siete accorti, ma per arrivare qui abbiamo dovuto passare anche un mezzo allagamento di Milano con gli scooterozzi, abbiamo dovuto fare un giro pazzesco. Ma ci siamo messi subito al lavoro. Mancano ormai, possiamo dire, poche ore alla partenza. Queste non sono le condizioni in cui possiamo partire. Siamo proprio full concentrati nel sistemare tutto. Io mi sono messo a terminare questo lavoro, in realtà ieri ho finito. Sto rimuovendo il vecchio velcro che bloccava i NAS, perché purtroppo quello che avevo usato non c'è più. Userò quello della 3M che ho usato più comunemente. Quindi cambio il velcro, piazzo i NAS e questo lavoro l'abbiamo concluso, perlomeno per la fase iniziale. Poi tante modifiche magari arriveranno più avanti. Ho rimosso le vecchie strisce di velcro, questo ce l'avevo da tantissimi anni, è quello che usavo anche nelle moto per appiccicare tutti i nostri dispositivi elettronici. Funziona molto bene, però non ne ho più di questo, dato che 3 NAS su 4 sono cambiati, non potevo riutilizzare i vecchi attacchi, quindi li ho staccati.
e vado a usare questo della 3M, che funziona comunque benissimo e va bene. Voilà, questa è la disposizione finale. Ci ho messo dentro anche la mia gomma che tiene tutto. Ho acceso. Adesso facciamo fare il boot, così testo anche la raggiungibilità via rete. Bene ragazzi, ho provato l'accesso al NAS, funziona, quindi direi che la rete è a posto. Poi certamente ci giocherò, ma adesso non abbiamo tempo per fare ottimizzazioni e robe, le faremo a Marrakech o in viaggio. Adesso bisogna sistemare un po' di tutta la roba che abbiamo sparsa, che in questo periodo di lavori si è ulteriormente incasinata, dobbiamo dire. Ci abbiamo un sacco di cavi, faccio una cernita, li metto dentro questa scatola della pasticceria di Saronno, così almeno siamo a posto e la metteremo da qualche parte. Proseguiamo i lavori proprio facendo tutto quello che riusciamo a fare proprio nelle ultime ore. Bisogna terminare, o meglio, perlomeno iniziare il lavoro con il membrapool facendo la doccia. Quindi vogliamo passare la nostra doccia, che avevamo verniciato con un prodotto che non andava tanto bene, infatti si sverniciava. Lucia l'ha grattata per bene e adesso ci passiamo sopra tutto il trattamento membrapool fatto apposta per la doccia. Ma questo prevede anche qui primer, impermeabilizzante, finitura, un sac de cose. Sono un po' di mani da fare, scocciatura. Beh, questa è tutta la responsabilità di Lucia, fa tutto lei, via. Come lavandino. Timo, adesso ho terminato la fase di scocciatura, pulitura, grattatura. Mi serve la vernice. Vado a prendere. Ok, miscela fatta, procedo alla verniciatura. Non so quanto riuscirò a riprendere perché qua se no la GoPro si intinge nella vernice. Come andiamo qua? L'unico difetto è che puzza da morire. Sì, fare questo lavoro in un luogo chiuso non è proprio il massimo. Abbiamo areggiato tutto, sono tutte le finestre aperte, bisogna areggiare bene perché si sente un buon odore, insomma. Fortunatamente non è tantissima la parte, il fondo è quasi finito, vedo. Dopodiché dobbiamo aspettare per fare la seconda mano di finitura con il prodotto colorato, tra l'altro. Questa volta non è bianco. Quello che devo fare in questo momento è tirare fuori tutte le scatole rosse qua dietro, dove ci sono tutti i ricambi e cose varie, e andare ad infilare i ricambi nuovi, sistemare le cose che invece non voglio più portarmi, insomma fare un po' di ottimizzazione degli spazi qua dietro. Quindi tiro fuori tutto e vado a mettere a posto, un lavoro un po' di logistica. Recupero qui le lame del Regoover, quelle nuove che mi sono arrivate, che mi serviranno per fare una scanalatura con angolo a più o meno 90 gradi rispetto che stondato. Volevo fare questa prova. La metto dentro la scatola del Regoover, così sta lì, perché questo insieme a quello va. Questa è la scatola del Regoover che avevo già un po' sistemato, ci sono tutti i pezzi che servono e questi insomma li devo tirar fuori solamente nel momento del bisogno. C'è ancora la spina inglese, per questo l'avevo comprato in Inghilterra, non l'ho ancora cambiata, vabbè, lo faremo. Metto via tutto nuovamente con le nuove lame dentro e gli troviamo una sistemazione consona. Mi sa che mi sono un po' sporcata. Vai subito fuori, non ti voglio vedere in casa. E togli subito anche tutta quella vernice da lì per terra, perché sennò io la pesto. Ho svuotato qui perché voglio capire se abbiamo delle cose che posso lasciare. E effettivamente le ho trovate. Ho trovato il vecchio decoder della nostra antenna satellitare, quella che avevamo all'inizio del viaggio, che abbiamo smontato in mezzo, che non abbiamo mai usato. Ci è venuto a trovare qualcuno? Hello? Sono passati degli amici a salutarci e adesso proseguiamo. Ci hanno portato anche una torta che credo che mangeremo. Stavo spacchettando dei ricambi Victron ed è saltato fuori anche Luci, è là sulla sedia. Cosa? Quello. Ah, è saltato fuori il vecchio GPS, che vedo che tra l'altro ha anche lo schermo rovinato. Comunque quello lo volevo lasciare qua. Mettiamolo da parte, lo lasciamo come ricordo. Qui ho alcuni ricambi Victron che mi porto. Ho un BMW di ricambio, uno shunt di ricambio, un convertitore di CDC configurabile, che può essere molto utile perché ha un book boost, quindi posso utilizzarlo sia per ridurre la tensione che eventualmente per aumentarla. Può essere molto comodo in caso di emergenza. Ho qua dentro un paio di Arduino con un po' di pezzi che possono servire per fare esperimenti ma anche riparazioni. Qui ho un'altra scatola con dei ricambi della Loxon, un po' di pezzi di ricambio della nostra domotica ed eventualmente anche possibilità di upgrade
cose eventualmente per divertirmi più che altro. Qua in fondo ci incastro anche alcuni cavi Ethernet che mi servono a volte per fare dei lavori oppure per utilizzare il PC quando li volessi cablare. Poi ho i cavi proprietari dei Victron, quelli che mi servono per fare gli upgrade, ma anche i cavi del CAN bus delle nostre batterie al litio. La nostra batteria Super B hanno un CAN bus e io mi ci posso connettere con un software e un'interfaccia che appunto mi dà l'accesso direttamente dal PC al CAN bus. Me la porto qualora dovessi fare delle modifiche o del troubleshooting per eventuali problemi. Avendo eliminato delle cose, c'è il problema opposto, ovvero che la roba non sta più bene incastrata e quindi ci devi mettere qualcosa perché sennò poi balla. Nel frattempo sono arrivati anche i miei genitori che ci hanno portato la schiscetta. Qua abbiamo dei tortellini da mangiare oggi a pranzo. Se avete seguito i nostri video extra, sapete che ho da mettere da parte anche una pompa dell'acqua di Valentino. È un oggetto abbastanza pesante, lo metto insieme ai ricambi meccanici che ho già là dietro, però devo costruire una scatola. Rimpicciolisco quella originale in modo tale da ottimizzare un po' gli spazi. Questi oggetti non li metto sul tetto perché, come mi era successo con il turbo, se succede qualcosa con l'umidità di quei gavoni i pezzi si rovinano, quindi voglio tenere dentro. La mia fetta di parmigiano è dentro, a posto. Adesso ci infiliamo qualcos'altro però lì. Questa è la frizione viscostatica, quella che dovrò montare, non lo so, lo farò quando sarò un po' di tempo. La nostra funziona, ma voglio cambiarla perché la lamella si sta ossidando. Ragazzi, stiamo mischiando, come sempre, un bel po' di lavori. Lucia sta preparando l'incollatura della barra porta tutto che dobbiamo mettere da questo lato. Non ce la vogliamo portare on the road e dobbiamo prendere un po' di misure, ma questa volta non mi faccio fregare perché abbiamo scoperto che le barre non sono da 2 metri ma sono da 198 centimetri. Ci hanno fregato 2 centimetri. Quindi e quindi va bene, prendiamo le misure a 198 centimetri. Nel frattempo ho svuotato il cassetto che c'è qua perché questo, oltre ad essere un buon ripostiglio, è anche il posto dove metto tutte le cose che non so dove mettere temporaneamente. Quindi dopo un po' si riempie completamente. Qui ho tutte le mie punte dei trapani, vari multiutensili, le punte del Dremel, le mie chiavi a bussola. Ho preparato la superficie delle barre, abbiamo dato una grattata lì, siamo pronti all'incollatura, abbiamo i segni, sono due pezzi da 1,98 m. E quindi adesso li possiamo incollare, rimarranno un po' centrati tra la fine della cellula e il gavone. Ok, in qualche modo la barra è stata piazzata. Questa volta abbiamo usato la tecnica di mettere lo scotch nei buchi che nella barra iniziale non c'erano, in questa sì, creava un po' di problema di sporcizia di silicone. Qui adesso è venuto un lavoro pulito, una mano di alcol per togliere i segni che abbiamo fatto e siamo a posto. Dobbiamo sistemare anche tutti questi filtri che metterò nel gavone là in alto, quello che ci sembra essere il più stagno, quello statunitense. Però per sicurezza avvolgiamo tutto quanto dentro questa pellicola, la usavamo anche quando andavamo in moto per avvolgere un po' di cose. Monto anche la molla che ci manca da anni ormai. Io qui avevo fatto questa piastra di acciaio inox perché le piastrine, come questa, come tutto insomma, non sono incollate ma sono avvitate, quindi la smonto, cambio la molla e la rimonto. Bene, funziona, abbiamo più la molla, la modifichina di Lucia per adesso la togliamo, però non si sa mai. Faccio un'altra modifica. Ho comprato questo anello, questo da tempo che lo voglio mettere qua, in modo tale che faccio passare dentro questi due e questo li attacco così, in modo tale che quando apro il cancello non possano più cadere, perché se cadono devo prendere la scala per tirarli su, a volte è un po' scomodo. Se invece io faccio così, faccio così, faccio così, ho fatto la modifica che sempre ho sognato, è decisamente più comodo. Non c'è più rischio che vadano da nessuna parte. Qua ho sistemato tutto, però in realtà abbiamo un problema, che ho riciclato dei golfari M8, segniamo M8, per fare il supporto dei nostri crick.
e li ho rubati lì dietro e non li ho ricomprati. Mi servono perché se no non riesco a cinghiare queste casse e preferisco cinghiarle, quindi li recuperiamo in questi due giorni che mancano prima della partenza. Nel frattempo abbiamo plastificato tutti i filtri, li porto sopra nei gabboni e li sistemiamo. In questa cassa ci sta veramente tanta roba, però cerco di non tenerci roba troppo pesante, sinceramente. Credo che così più o meno vada bene. Ci metto anche questo tubo qua, mi sembra che stia molto meglio che da altre parti. Lo teniamo qua così, che fa anche un po' di tenuta per questa parte qua. Ho sistemato tutte le cose sul portapacchi. Poi sto chiudendo anche il garage, perché dovete sapere che in realtà io questa notte mi sposterò di fronte all'officina a Bergamo. Potrei farlo domani mattina, ma dato che devo fare tutto il pezzo di tangenziale di Milano, che è più incasinato, voglio evitarmi il traffico domani mattina per dovermi alzare troppo presto. Quindi mi sposto proprio fisicamente con il camper. Andrò da solo, Lucia domani farà delle altre cose qui a Milano che ci servono per, sempre per l'organizzazione del viaggio. Così domani mattina in realtà ci dividiamo. Io farò i lavori in officina mentre lei starà qua. E quindi dopo ci spostiamo, andiamo a Bergamo.